Oggi vi facciamo vedere la preparazione della pesca al capitone con la mazzetta. Io vi faccio vedere il modo come si prepara una mazzetta. Dopo aver trovato i vermi, lombrichi di terra, che sarebbero questi qua, bisogna prendere un filo di spago. Prendiamo un filo di spago di circa 2 metri, eccolo qua. Prendiamo un ago che io quest'ago l'ho fatto ad un ombrello vecchio. È un'asta di un ombrello che c'ha il buco e lo infiliamo. Infilato lo spago di circa 2 metri, andiamo a prendere l'ombrico. L'ombrico, se lo togliamo in mano, si muove. Gli diamo una battuta per terra così diventa più duro e infiliamo. Infiliamo il lombrico. Eccolo qua. Dobbiamo infilare tanti lombrichi fin quando non riempiamo questo spago da 2 metri. Una volta concluso, bisogna legarlo. Vedi, si lega così e si aggiungono i due capi. Ci facciamo 3 o 4 nodi forti, poi quattro dita, vedi, e si avvolge ai quattro dita, molto stretto si avvolge, vedi, ai quattro dita, vedi, vedi, dai, andiamo, mettile al quattro. Si infila dentro, eccolo qua, e si lega, eccolo qua, si fanno due o tre nodi stretti, eccolo, e abbiamo fatto la mazzetta. Questa poi si lega alla canna, che adesso andiamo al fiume e vi facciamo vedere come si pesca, sperando che oggi qualcosa la prendiamo. Questa è la mazzetta. Penso che sono stato chiaro. Vedi il ragazzo come è molto. Vedi? Va bene. Va benissimo. Guarda. Perfetto. Perfetto. Adesso vi spiego come si monta sulla canna. Allora, io ho ricavato questa canna da una canna fissa. Vedi, che ha una lunghezza circa 2 metri. Poi si mette un filo di spago un po' più grosso. Bastano, diciamo, 3 metri di filo, perché non, più profondi di questo non è possibile pescare con la mazzetta. Un piombo scorrevole, vedi qua, questo è un piombo da 60 grammi, una girella, e andiamo a prendere la mazzetta. Si prende la mazzetta, si infila sulla girella, ecco, si fanno 3 o 4 nodi ben forti. Eccolo qua, due e tre. E abbiamo fatto la mazzetta. Questa è la mazzetta. Adesso andiamo al fiume e vi facciamo vedere se la giornata è buona, come si prendono gli anguilli e i capitani. Salve ragazzi, stiamo andando un po' a provare questo nostro crati con la tecnica della mazzetta o mazzone. o mazzone, come volete chiamarlo. Siamo in compagnia del nostro professore Alfredo, che già ci ha fatto vedere come preparare il tutto per prendere i nostri capitoni. E niente, vediamo un po', ci sta spiegando un po' il signor Alfredo come
il tempo che ci vuole per formarsi proprio fisicamente un capitone, giusto signor Alfredo? Sì. Quanti anni occorrono poi perché un'anguilla diventi capitone? Allora, un'anguilla per diventare capitone ci vogliono 15 anni. 15 anni. Dall'entrata del mare che entra nei fiumi, nell'acqua dolce, impiega 15 anni. Quindi... E diventa capitone. Il capitone è la femmina, non è il maschio, che può raggiungere un peso di 3,5 kg, 4 kg e una lunghezza di 1,5 m. Oggi la giornata come le sembra, signor Alfredo? Tutti dicono che le anguille le pescano di notte, ed è vero, perché l'anguilla è un predatore che si cibba di notte, però nelle esperienze che ho io nel pomeriggio e nel periodo, diciamo, primaverile l'ho sempre presa nel pomeriggio. Ricordiamo che sono intorno alle 15.30 più o meno. Il 22 di marzo, quindi primavera appena iniziata. Questa è l'ora che l'ho sempre preso io, capitone di questo periodo. Quindi adesso raggiungiamo, oggi se la giornata è buona, raggiungiamo il nostro fiume Crati, vediamo che cosa ci regala. Speriamo che ci offre una buona pescata. Ma sicuramente il fiume Crati è un fiume molto caro a noi terranovesi, tant'è che noi non ci rivolgiamo a lui chiamandolo fiume, noi diciamo al Crati. Direttamente esatto. Per nome, perché per noi è un qualcosa di... È come un amico, noi lo identifichiamo con il nome proprio. Infatti quando lo vediamo più secco, più così poca acqua, ci viene subito una tristezza. Pensiamo sempre che possa sparire da un giorno all'altro, però mantiene perché è un bel... Infatti d'estate ci andiamo quasi poco al fiume. Infatti. Comunque adesso arriviamo sul posto di pesca, proviamo un po' questa tecnica antica dei nostri padri, si può dire, dei nostri nonni, quando giustamente Pasquale ricordava che pescavano per necessità, più che per piacere, più che per piacere. E quindi vediamo un po', ci risentiamo tra poco. Allora ecco, questo è il nostro fiume. Siamo ancora per strada. Siamo per strada, ancora non siamo arrivati e già lo vediamo. C'è una bella portata di acqua. Sì, sì. Di questo periodo c'è sempre una portata di acqua buona. Arriviamo proprio sulla zona che ci interessa e vediamo un po' se la mazzetta darà i suoi frutti. Ci avviciniamo al posto, ecco lì ci sono i nostri. C'è il nostro capocannoniere Alfredo, che fa strada, che ci guida, la nostra guida. Siamo proprio sulla sponda del fiume. Stiamo cercando una zona per accedere e trovarci proprio sopra il, come possiamo chiamarlo, il riparo delle anguille. La cosiddetta garage. Ok, vediamo se saremo fortunati. Vedi questo qua, questo è il succo dei vermi, non bisogna buttarlo questo qua. Io butto un po' d'acqua e lo butto dentro, così fa da pastura. Vedi? Si agita insieme all'acqua. Eccolo. E si butta proprio sul posto di pesca. Dopodiché, vedete, Alfredo adesso ha buttato la mazzetta in acqua. E si aspetta il momento fortunato. Ecco, Alfredo ha avvertito una prima tocca. E subito ci ha detto di stare allerta con le cam. Riprendiamo, aspettiamo che lui... Ecco. È andata. Eccola prima. Il professore ha colpito. Eccola. Grande. È andata.
Ecco che la prima anguilla. La conferma di della validità di questa tecnica, del sapere, del saper scegliere il posto adeguato, è un grande, ormai non scopriamo nulla di non nuovo. È molto grande, però arriveranno pure i grandi. Ma. Arriveranno? Sì. Prenderemo la madre. Dopo aver preso la prima anguilla abbiamo provato un altro poco lì, ma niente da fare. Adesso ci spostiamo un po', vediamo se la prossima postazione è più favorevole. Ecco il professore sempre inquadrato che ci esorta a non disanimarci. Io e Domenico, a dire il vero, siamo abbastanza scoraggiati, ci siamo già arresi, mentre Alfredo fiducioso ci invita a non desistere. A resistere, a combattere alla tedesca proprio, fino all'ultimo minuto. Siamo sempre nella bottega. Oh, accorta! Ci sono. Aspetta. Eccola lì! Andiamo con l'aiuto della luce. Ed eccolo lì, ed è sempre eccolo lui. L'altra. È sempre lui. Ci siamo. Con i nostri potenti mezzi. Abbiamo finito i nostri. Eh no, ma non l'abbiamo vista però, maestro. Ecco. Era subito il sicuro. Ecco. La seconda eccola preda qui. della giornata. Sempre grazie alla mazzetta. La prossima volta quale altra tecnica vedremo, maestro? La prossima volta vi faccio vedere una tecnica che in Italia la usano pochissime persone. Ovvero? La tecnica al cefalo nel fiume Crati. Prendiamo dei cefali superiori al chilo. A galleggiante con il bigattino. Con il bigattino, c'è una tecnica solo di questo periodo si può pescare. Perfetto. Diciamo che fra una settimana siamo già pronti. Okay. Allora ragazzi, vi invitiamo al prossimo video. Per oggi è tutto con il nostro maestro Calzarano, Alfredo. Cari amici, alla prossima. Io vorrei dire soltanto due parole. Prego, maestro. Io voglio dire due parole a questi giovani, che sono dei giovani bravissimi, sono dei giovani che prendono subito, la prossima volta vi faccio vedere come pescano anche loro, perché sono dei giovani bravi, intelligenti, di una bravura massima. Grazie maestro. Grazie, troppo grazie, buono maestro. Vogliamo fare un saluto a qualche nostro collega pescatore, a chi vogliamo rivolgerci? Ma diciamo che della stazza nostra non ce ne sono pescatori. Ciao amici. Ciao.